vedi, la Madonna del Carmine a San Pierniceto ha molti devoti. La devozione va oltre ogni limite. Abbiamo dedicato delle serate e che è sempre con noi, là c'è il quadro con la fotografia del signor Barbarino Previti, che è stato sempre un componente con me assieme. State vedendo infatti le immagini di questo grande uomo che ha lasciato tanto dentro di voi. Sì, è il primo anno che lui non c'è. Gareggiano a chi ne mangia di più senza toccarlo con le mani. Il gioco consiste a chi mangia prima la fetta dell'anguria. Questo è un gioco tradizionale, ecco. Prima l'hanno fatto le ragazze, ora lo fanno i ragazzi. Allora, i giochi semplici di una volta, amici di Bella Sicilia, Onda TV, guardate. Pronti? Da via. San Pierniceto. A San Pierniceto, sì. Cosa vi viene in mente vedendo questi giochi? Forse in pochi ricorderanno. Vai, 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 vai. Non masticate! Vai, biglia, biglia! Vai, ancora, 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 dato mezzo! E allora l'applauso al vincitore di questo gioco qui a San Pierniceto. Dei giochi di una volta. Ma i giochi continuano. Sono le 16, sono iniziati i giochi popolari dei bambini, che è una tradizione. Guardi, io ho 63 anni e mi ricordo da piccolino, che avevo 7-8 anni, che venivo qua come loro a fare questi giochi, i giochi della pignata, i giochi, le corse dei sacchi, la testa nell'acqua salata a prendere le monetine dentro, l'anguria a mangiare con le mani indietro a chi finiva prima. Cioè, mi ha fatto rivivere un pochino quella che è stata la mia giovinezza e la fa rivivere un pochino a tutti. Cosa ne pensa di questi giochi, dei giochi di una volta? Sì, è una bella cosa, perché sono cose di quando eravamo ragazzi noi. Ed innovare questi giochi è una bellissima cosa. I bambini sono fieri. È bello vedere tutti questi giovani divertirsi con poco. Sicuramente, mi ricorda quando ero bambino anch'io, che abitavo qui vicino, e ora ritornare indietro di quasi 60 anni e vedere ancora questi giochi tradizionali di questa festa della Madonna del Carmine, e quindi mi riempie il cuore, mi fa ringiovanire. Ecco appunto questi giochi, in che occasione rientrano, dove ci troviamo, ripetiamo dove siamo, in che contesto? Siamo a San Pierniceto in provincia di Messina. E rientrano esclusivamente per la festa della Madonna del Carmine, che si svolgerà ogni anno nel mese di luglio, la domenica successiva a quando ricade il suo giorno, è il 16, se ricade il 16 la festa è il 16, altrimenti la domenica successiva è il giorno 16. E continua a seguirci, perché i giochi, gli altri giochi, stanno per iniziare. Tra poco anche il gioco della pentolaccia. Sono giochi semplici, dice, ma che cosa fanno? Perché ormai i ragazzi, i bambini, ormai sono abituati tutti col telefonino. Dice, va bene, però sono giochi semplici, li abbiamo fatti ogni anno e li rifacciamo, perché i bambini aspettavano qua già dalle 3:30. Abbiamo iniziato verso le 4:30 e già dalle 3:30 e forse prima erano qua. Sono dei giochi semplici, non hanno niente di che. Dico, la pentola, i soldi nella tabagnarola con il recipiente in plastica, col sale, le devo prendere con la bocca, e poi abbiamo fatto la gara del melone, la corsa nei sacchi, e alla fine ci gustiamo il melone bello fresco e ce lo mangiamo convinti. È un modo per stare assieme, aggregazione. Così i grandi e piccini ne ricordiamo della festa. Dici, vieni la festa da Madonna Cambro. Ecco, questo è. C'è la pentola. Con gli occhi bendati, con bastone, lui deve rompere la pentola indirizzandolo vocalmente, dice, con la voce, dice, lo deve rompere. Guarda. Ed iniziano i giochi di una volta a San Pierniceto. Gli fa fare, ora gli fa fare due giri. Ecco qua.
colpito, colpito, complimenti. Questi giochi cosa le ricordano? L'infanzia, questi sono i giochi di una volta. Oggi ai bambini a 2 anni ci sono il cellulare nelle mani. Questi sono i giochi, così mio figlio. Questi bambini si ricordano che cos'è i giochi e che cos'è la festa della Madonna del Carmelo. Quando ci ha intervistato e gli ho detto che cos'è la festa, è questa. Questa è la semplicità. Ecco. Essere semplice, io torno di nuovo bambino, con tutto, ho 59 anni, torno bambino con queste cose, perché siamo eterni bambini. E lo si vede nei suoi occhi, nel suo spirito, nel suo grande... Questi giochi sono dei giochi, dice, ma che cosa sono? Cose semplici e si va avanti. Una volta era questo, si stava insieme, si parlava, si giocava, si cresceva così. E restate con noi anche per quell'importante momento. Giochi di una volta che solo in pochi ricorderanno. Vai! Cosa ne pensa di questi giochi? È bello per i bambini, è molto, perché a me non gioco sui diretti dei bambini. È una cosa meravigliosa. Come? Franco mi chiamo io. Cosa ne pensa di questi giochi, signor Franco? Sempre c'è stato, tanti anni che mi ricordo, a Santo Rocco fanno pure stesso. È bello, sono bei giochi. Fanno qua, fanno là, sì. Sono bravi i bambini. No, i Caruso sono sempre c'è stato questo divertimento per tutti. Allora, sempre, io mi ricordo sempre. De Caruso, come mi ha pure io la cara, Caruso, io sai com'è. Allora, uno, voi dovete fare da là fino a qua, girate e tornate fino a là, va bene? Pronti? Via! Bravissima! Brava! Cosa possiamo dire per salutare tutti gli amici di Onda TV e di Bella Sicilia che si sono immersi in questo fascino antico? Sì. Giochi semplici, ecco, la semplicità. Se tu vuoi assistere, ora tagliamo il melone e ce lo mangiamo, bello fresco. Con grande piacere. È questa l'atmosfera che si respira qui a San Pierniceto. Continuate a seguirci per tanti momenti sulla pagina di Bella Sicilia Onda TV, perché sarà una grande, grande giornata. Dopo, verso le 19, partirà la processione che va in tutto il paese, in giro per tutto il paese, e che viene accompagnata da spari nei fioni dove si ferma la Madonna, perché vedi, la Madonna del Carmine a San Pierniceto ha molti devoti, è importante, ci sono tanti fermati perché c'è chi cerca una grazia, chi vuole donare oro. Infatti quest'anno abbiamo il piacere di vedere tutto il vestito, il manto della Madonna tutto rinnovato, che grazie a una devota con tanti collaboratori, con lei che hanno collaborato,
ha pulito, hanno pulito e rifatto tutto il manto che potete vedere più tardi nella processione oppure in chiesa appena le entra, che è veramente un incanto a vederlo. E dopodiché rientra verso le 10:30, le 11, alle 23. E quando rientrerà ci sarà l'esibizione della banda musicale, ci sarà un grosso sorteggio. Quest'anno abbiamo fatto un sorteggio grosso pure per sostenere economicamente la festa, e alla fine si concluderà con i giochi pirotecnici. Ieri Danilo Sacco in concerto, parliamo di quella giornata. Danilo Sacco ieri ha fatto veramente cose incredibili, ha dato una gioia immensa a tutti i sanpedresi, a tutte le persone che sono accorse non solo dalla provincia di Messina, ma quasi da tutte le città siciliane, da tutte, non direi tutte e nove, ma quasi da tutte le nove province. Sono venuto addirittura pure dalla Calabria, ha lasciato una gioia immensa, e la piazza era gremita, gremita al massimo, e veramente un'emozione grande che lascerà nei cuori di tutti i sanpedresi e di quelli che sono venuti a vederlo. Sicuramente lascerà un segno indelebile che non si cancellerà mai dai loro cuori e dai loro ricordi. Cosa rappresenta la Madonna del Carmine per voi? Ma per noi tutto, perché noi che viviamo in questo quartiere la Madonna è, diciamo che è tutto, la devozione va oltre ogni limite, quindi noi ci applichiamo affinché tutto riesca nel migliore dei modi. Tra poco la processione e la Madonna coperta di oro. Cosa rappresenta tutto questo? È coperta di oro perché nel tempo passato chi ha avuto dei miracoli poi ha voluto donare qualcosa di oro alla Madonna, e quindi poi tutto questo oro raccolto hanno fatto una veste, e questa veste quest'anno è stata anzi rimessa a nuovo perché è stato lucidato l'oro e tutto questo, quindi in tutto il suo splendore. Quando uscirà, cosa si prova, quali sono le emozioni? Le emozioni sono tantissime, tant'è vero che la processione della Madonna parte alle 19:30 e arriverà qua alle 22:30 e pure 23, perché durante tutto il percorso a San Pianiceto tutti vogliono che la Madonna si fermi davanti alla propria porta, e quindi è una processione che diventa lunghissima, e quindi non è la devozione nostra, è quella di fare di organizzare le festività, ma tutto il paese è devoto alla Madonna del Carmine. Tutto il popolo di San Pianiceto ama la Madonna del Carmelo, che si è sempre messo nel corso degli anni sotto la protezione di Maria. Parliamo dell'abito coperto d'oro. Anche questo è segno della devozione, dell'amore per Maria manifestata nel corso dei tempi. È il segno veramente della fede di tanti fedeli. Tra poco l'uscita,
girerà in tutto il paese, perché portare in processione Maria significa camminare per le strade con lei e poi poter vivere tutto l'anno rivestiti delle sue virtù per le strade del vostro paese. Quest'anno, posso, dico solo questo, abbiamo dedicato delle serate e che è sempre con noi, là c'è il quadro con la fotografia del signor Barbarino Previti che è stato sempre un componente con me assieme. State vedendo infatti le immagini di questo grande uomo che ha lasciato tanto dentro di voi. Sì, è il primo anno che lui non c'è. A proposito della Madonna del Carmine, parliamo di lei, di cosa rappresenta per voi. Allora, è una festa che mi ha tramandato mio padre. Lui non c'è più. Uscivamo sempre con lui insieme, conosceva tutti nel paese. È una cosa che mi ha trasmesso mio padre, perché sono cresciuto a Carmine. E poi c'era pure il signor Barbarino. Grande devozione, una grande fede. Sì, sì, perché c'è la devozione per la Madonna. Tra poco l'uscita, quel momento cosa rappresenta per voi? Lei deve vedere in chiesa ora i giovani, che, i portatori che ci sono giovani sotto la vara. Dico, perché è la continuità. Gli anziani, non gli anziani, quelli più che hanno in età avanzata, non ci sono più chi ha gli acciacchi, però ci sono, c'è il ricambio generazionale, i giovani. Ecco.
giornata, è una giornata bellissima. È stata una festa che io le ho fatte tanti anni, non ero nel comitato, ma comunque quest'anno penso che sia stata una festa da ricordare da sempre, da molto, perché secondo il mio giudizio è stata una grande festa. Ci siamo impegnati molto, abbiamo lavorato molto e penso che siamo stati soddisfatti di tutto quello che noi abbiamo fatto. C'è da dire, io condivido quello che ha detto il mio collaboratore di comitato. E niente, abbiamo fatto 3 giorni di spettacoli. Oggi è il giorno più importante secondo me, perché abbiamo questa Madonna, che questa processione della Madonna che porteremo per le vie del paese a spalla. Io sono uno dei portatori. Quest'anno c'è anche una novità, un vestito nuovo per la Madonna, è stato rivisitato, è stato ristrutturato tutto l'oro che c'è là, perciò è un giorno importante per noi carmelitani, per noi che siamo cresciuti qua e penso anche per tutto il paese. Perciò a questo punto viva la Madonna del Carmine, godiamoci questa processione che sarà bella, importante. Questa bella festa. Grazie. Pronti? Festa da bambino, mi trovavo qua abito vicino e la Madonna del Carmine è stata sempre una festa troppo sentita per tutti i carmenetani, diciamo, va? È troppo bello. Poi man mano che passavano gli anni che io crescevo, andavo in seguito alla Madonna e poi ho avuto il compito di vestire la Madonna. Sì, ogni anno da 50 anni che faccio questo lavoro per vestire la Madonna. All'anno c'è stato un devoto che ha dato in donazione il vestito nuovo e ha cambiato tutti i look della Madonna. Prima era vestita con 2 frontali di rete metallica, era bella, antica però. Sì, ora hanno cambiato il sistema, tutto è troppo bello ora. Sì. Thank you.
la lotta e il mal di guapù. Il Carmelo vedo comparisti, circonfusa di luce divina, tu l'insegna più bella portasti, consolando quest'alma meschina, consolando quest'alma meschina. Gesù ascolta, celeste regina, la preghiera dei supplici figli, tu li guidi fra i tanti perigli, che la lotta del mal li guaggiù, tu li guidi fra i tanti perigli, che la lotta del sono sulla via nel passato.